notando poca grinta nell'affrontare un lavoro che è molto difficile, però che può dare delle soddisfazioni. Un imprenditore, come molti del nostro territorio, che cercano giovani che abbiano voglia di fare gavetta. Sono 2 mesi che la sua ditta, che lavora nelle forniture per la ristorazione a Teolo, cerca addetti alle vendite, ma non li trova. Il paradosso. La gavetta è sempre dura per un venditore che ha un'aspirazione di vendita. No, dice, io sono un venditore, iniziare col prendere in mano un cartone magari è un po' più, meno voglioso di non far andare fuori vendere. Vuole tenersi lontano dalle accuse e dai luoghi comuni, ma di fronte a certe posizioni libere, come quella dell'agente di riscossione crediti, il signor Peruzzo ci racconta solo di sedie vuote. Il sabato e domenica un venditore che fa una zona di montagna, una zona estiva, deve sapere che deve lavorare sabato e domenica, perché è normale, lavora 6 mesi all'anno, importante sulle punte, deve lavorare sabato e domenica. E lì magari abbiamo un po' di più difficoltà nell'inserirlo. Peruzzo ha iniziato a lavorare a 9 anni, vendeva latte casa per casa. La vecchia storia della semina, che dà il frutto soltanto dopo un po' di tempo e molta pazienza. Ma chissà se è un'equazione che possa dirsi vera anche oggi. Ecco chi ha risposto davvero ai suoi annunci. La sorpresa più grande è che abbiamo avuto tantissimi curriculum, ma soprattutto di gente che già lavora. E poi un po' di tutto, insomma, ma soprattutto gente che già lavora e soprattutto parecchie donne.